a tutti e benvenuti in questo secondo video dedicato a FIFA 16. Dunque, dopo aver visto il gameplay normale di tutta una partita, vi invito ad andare a vedere se non l'avete visto. Adesso passiamo alla modalità draft di FIFA Ultimate Team. Ve la espongo brevemente, vediamo anche un tempo di gameplay senza fare tutta la partita, sennò sarebbe comunque un video troppo lungo. Dunque, appena facciamo partire, molto semplicemente dobbiamo scegliere che modulo vogliamo adottare. Come vediamo, io scelgo il 4-3-3, che stamattina c'era e ora non c'è, quindi giustamente. Dunque, vediamo un pochettino. Vado con il 4-3-2-1, che è simile al 4-3. E comunque, ovviamente, per ogni ruolo abbiamo 5 scelte. Quindi io sceglierò prima un capitano, il mio preferito Ibrahimovic. Quindi vado con Ibrahimovic. Utilizzo le stesse regole che vediamo qui davanti di Ultimate Team per fare una squadra affiatata. Infatti c'è anche, oltre alla valutazione, anche l'intesa. La valutazione sicuramente a fine scelta sarà alta. E quindi posso andare a scegliere quali punti affiancare a mio Ibrahimovic. Quindi ovviamente vado sulla Vezzi, che comunque è buono. Se mi esce Cavani di qua, anche se non credo è il top. No, però mi esce Lionel Messi e vabbè, direi che quasi quasi ci va. Anche se non è il top come intesa, però non fa niente. Vado al centrocampista centrale in questo caso, quindi dovrei andare a scegliere qualcosa che riguarda la Liga Spagnola, e c'ho Thiago, che è quello migliore, anche se c'ho Verratti che statisticamente va un pochettino meglio. Quindi quando selezioniamo questa modalità, praticamente dobbiamo scegliere quale strada seguire a seconda delle scelte. Preferisco direi Verratti, c'è anche 88 di dribbling, quindi prendo Verratti. Vado sulla parte centrale, trovo Brozovic, che non è il massimo nella vita, Pastore, che viene collegato al top con la Vezzi e anche con Verratti, quindi direi ci stiamo facendo il PSG praticamente. Ho squadre francesi, vediamo un pochettino che altro posso scegliere. Andiamo su Delph della City, anche se in questo caso non ci sono collegamenti. Partiamo dal terzino sinistro, vado con De Sciglio, che è molto veloce, anche perché piacciono, come sapete, a me squadre Serie A, le preferisco. Poi come centrale andiamo di Gulu, va bene così, ci è bellissimo, e Juan Jesus, anche perché David Luiz mi sta antipatico. Poi come terzino destro direi che andiamo alla grande con Dani Alves. A porta possiamo scegliere Handanovic, proprio quello che tenevo anche precedentemente. Poi scegliamo la panchina. Il primo portiere vediamo un po', prendo Joart, anche se non lo metterò mai. Poi qui abbiamo questa cosa, Juanfran. Comunque non penso che farò cambi, tanto la partita è giusto per, quindi non ci serve. Quindi è molto bella la grafica delle nuove carte di Ultimate Team, tra l'altro. Matuidi, vediamo un pochettino. Poi qua Koke, questo qua lo scegliamo molto molto tranquillamente. Lucas, ah, c'ha 93 di velocità Lucas, bene. E Lewandowski in attacco, perché è simpatico. E e Balotelli, che comunque sarebbe interessante provare. Tanto Balotelli, ah, Liverpool, giusto. C'era anche Hernanes, che sta ancora nell'Inter a quanto visto. Poi andiamo a Luis Adriano così. Poi Mertens, Rapigna, vabbè, a caso. E poi l'ultimo, c'è nessuno che mi interessa, vada per Navas. Ho la squadra così, se voglio fare qualche accorgimento lo faccio. Diciamo che dato che vado su Mertens giusto per, anche se il posizionamento non è il suo. E vabbè, andiamo avanti così, non ho preso nessun difensore centrale da sostituire a Angulo, che mi sta un po' antipatico. Terry non si muove da terra, quindi non va bene. Vabbè, direi che va bene così. Balotelli magari al posto di... dovrei metterlo al posto di Messi, però vabbè, stavolta lo saltiamo. Se mi ricapita ci faccio un attimo Balotelli, che molto bene. Appena sono pronto vado, scelgo un allenatore, no, direi che Iachini va benissimo. E vabbè, inizio la partita. Vabbè, viene valutato qual è la squadra con di cui ho più giocatori, che è il PSG, come abbiamo visto. Ok, va, inizio la partita, non so se posso settare qualcosa. Gioco contro il Barcellona con questa maglia potentissima. Va bene. Impostazioni di gioco,
dura 6 minuti. Vabbè, quindi ci facciamo, come detto, solo il primo tempo. Anche se già abbiamo perso i primi 5 minuti solo per fare la squadra. Va bene così, lasciamo tutto quanto uguale. E vabbè, assaporiamo un pochettino di gameplay. Vi do comunque qualche informazione, come andate sull'altro sull'altro video, per avere tutte le informazioni su FIFA 16, tutte le novità, andate a dare un'occhiata all'altro. Abbiamo praticamente la possibilità di... Nel frattempo mi cambio e metto il campo largo, come sempre la possibilità, sia per chi è nuovo, praticamente gioca per le prime volte a FIFA, non è molto bravo, non conosce le meccaniche più che altro, la possibilità di attivare il FIFA Trainer. Che sarebbe prendere questo cerchietto che sta sotto il mio giocatore. E praticamente mi viene suggerito quali sono le cose da fare, quindi cosa fanno questi pulsanti. Quindi dice che con A faccio il passaggio della sorella, verso uno della zona del campo, arrivo in zona tiro, posso prendere B e tirare. Poi una rovescia, simpatica questa modalità. Credo che comunque anche sul gioco completo probabilmente ci divertiremo, perché comunque è imprevedibile e posso scegliere, quindi come detto, se fai una squadra che punta tutto quanto sui valori oppure sull'intesa, ricordando come sempre che l'intesa è molto molto importante, perché comunque massimizza, fa aumentare le possibilità dei miei giocatori, anche se magari non ho una squadra che a livello di overall, quindi valori sulle carte, a valori altissimi. In questo caso, essendo la demo, come in precedenza per altri team, escono tutti quanti top player, è molto probabile che poi in un gioco completo la cosa andrà un pochettino ridimensionata. Senza dubbio però, comunque, giocando in questo modo, anche con giocatori tutti quanti forti, cioè io ho una squadra con Ibrahimovic eccetera, però non sarebbe stato brutto, anche se non avessi avuto Ibrahimovic. Tenevo Balotelli, che ok, non c'ha 89 di over, non è uno dei più forti, però comunque un 80 con Balotelli va bene, è abbastanza fisico. Oppure altri, pure per esempio Lewandowski, Mandzukic stesso della Juventus, anche se sulla demo non c'è perché non c'è la Juventus, però sto parlando in ottica di gioco comunque. E, come ho detto anche sull'altro video, intanto arriviamo in area di rigore, forse abbiamo segnato, forse. Come ho detto sull'altro video, ricordo che perché Xbox One come me, è possibile farsi l'EA Access, quindi il servizio Electronic Arts, per 4€ per un solo mese o 25€ all'anno, che ci dà la possibilità di provare tutti i titoli in uscita, quindi sarà anche per esempio per Need for Speed, Forza Corsa, Battlefront. Questi titoli sono abbastanza importanti, in arrivo prossimamente. Sarà possibile quindi giocarsi questi giochi per un totale di 10 ore. Per un totale di 10 ore per provare quindi la... se magari si è indecisi sull'acquisto, provare quindi il gioco per 10 ore totali già da una settimana prima dell'uscita ufficiale, quindi nel caso di FIFA semplice, come è stato fatto un nuovo livello, che mi piace molto il servizio, me lo farò mensile, più che altro perché non ho tantissimo tempo per giocare in tutti gli altri giochi, c'è un casino di roba arretrata. Ad ogni modo, durante tutto il mese potrò far giocare, per esempio, anche i miei fratelli, tutti quelli che ci sono nel progetto degli Access, che non è possibile solamente pagando tale somma trovare i giochi in uscita, ma è possibile accedere in forma completa, quindi è come se acquistassi i giochi. Alcuni giochi, altri titoli abbastanza importanti, comunque sempre avuto l'utente di Electronic Arts. FIFA 15 è stato già introdotto da qualche mese, ovviamente viene aggiunto il capitolo di FIFA quando ormai siamo alla fine della stagione, quindi quando escono i team of the season, per chi segue FIFA praticamente. Anche se FIFA è un gioco che ovviamente va seguito tutto l'anno a partire dall'uscita, non è un caso che venga messo gratuito. Ad ogni modo, se qualcuno vuole provare FIFA, vuole prendere confidenza con le meccaniche, è un'ottima offerta. Al di là di questo, poi bisogna anche dire un'altra cosa. All'interno troviamo l'ultima uscita, l'ultimo gioco introdotto è stato, se ricordo bene, Dragon Age Inquisition, il titolo che è uscito praticamente l'anno scorso, se ricordo bene, e ovviamente parliamo di un titolo AAA a 70€. Che comunque ancora oggi mantiene un prezzo, diciamo, abbastanza consistente, perlomeno arriva sui 30€, ma sto dicendo proprio il minimo, che non l'ho seguito, a dire la verità. Ad ogni modo, considerando che con 25€ mi faccio un anno di abbonamento, penso che entro un anno posso giocarmi tutto quanto completamente, però a mia disposizione un sacco di altri giochi, sia le demo come detto, ma anche prende Plants vs Zombie, per dire un paio, Titanfall, che è un altro ottimo titolo per chi non l'ha giocato, e molti altri adesso non mi vengono in mente. Sta anche Need for Speed Rivals come Battlefield, se non sbaglio. Comunque il discorso è che l'offerta è veramente importante, non
se non avete da giocare, avete preso magari l'Xbox One da poco, o preventivate di prenderlo da Natale, non so. Per fare l'abbonamento di EA Access ci permette di risparmiare un sacco di soldi e avere a disposizione già 5-6 titoli, tutti quanti belli per tutti. Dai, va. Considerando anche per esempio che per Titanfall e tutti i DLC sono disponibili in forma gratuita, quindi tutto quanto gratis, insomma, tutta la mia totale. Penso che finiamo col 3-0, però stavolta non la passo alla Pesaro a Piazza Papa, però c'è un Messi, quindi effettivamente non è molto difficile segnare quando si ha a tutto il tempo. Parlato di Access, l'intervista che ho detto consiglio sempre, per così molto brevemente, direi il gioco, la meccanica di gameplay sono venute su molto bene. L'impressione è positiva, come per l'anno scorso, ho arrivato poi a FIFA 15, proprio più impazzito, è una sensazione che non ho avuto tra l'altro quando ho provato la demo a Colonia, era, a me sembrava la stessa, perché alla fine mi ricordo che c'era, non mi ricordo tutte le squadre, ma mi pare che fossero le stesse, infatti mi ricordo che c'era l'Inter, che infatti è l'unica squadra italiana presente nella demo. Ad ogni modo, oh, Barcelona have got a chance here. Drops up. Taking the chance with the shot there. Il gioco è leggermente rallentato, perlomeno lo sia, è una sensazione che si ha nella parte iniziale, appena si comincia a giocare, cosa che ho avuto quindi come detto a Colonia. Però una volta che ci si prende la mano, come tutti i FIFA, si gioca tranquillamente anche in maniera abbastanza. Magari il passaggio tra demo di Colonia, quindi la demo della Gamescom che ho provato, e questa qui finale ha visto ovviamente un incremento della velocità di gioco, però comunque all'epoca, un mese fa, quindi ebbi questa impressione. Il gioco comunque è molto più maleabile per i passaggi e quant'altro, ho proprio la sensazione di avere più libertà quando imposto l'azione rispetto al 15, dove per esempio facendo il passaggio filtrante, se non c'erano, vabbè, uno quando gioca con FIFA se ne rende conto, praticamente quando eseguiva un passaggio filtrante cosa succedeva? Se non c'erano le condizioni che toccava tempo, quindi abbastanza spazio per l'attaccante, offerto poi dal difensore posizionato male, il passaggio comunque sistematicamente non andava a buon fine, finiva praticamente per tanto finisce al primo tempo, quindi concludo. Il passaggio ovviamente finiva sulla testa del difensore, a meno che non ci fosse qualche errore, diciamo, clamoroso. Questo è un esempio sporadico, potrei provare la demo, scaricarla a tutte le piattaforme, solo sul PC e ne arrivo più o meno quando esce questo video, quindi in serata. E vabbè, come sempre lasciatemi un mi piace, scrivete nei commenti le domande, eccetera. Fate sapere cosa ne pensate del video, seguitemi sui social molto più attivi che rispetto alla precedenza. Abbiamo visto questa nuova modalità, che è simpatica, devo dire la verità. E vabbè, come sempre io vi saluto e ci